bentornati sul canale. Ho ancora i capelli a cacca, quindi cerchiello da gatto e via andare così. È da un secolo che non facevo le domande assurde, quindi eccoci qua. Ne ho raccolte un pochine e quindi sono pronta a rispondere. Ti laveresti mai la faccia con il detersivo per i piatti? Perché dovrei, caspita. Se fossi costretta a guardare i video di un solo youtuber italiano per il resto della tua vita, quale sarebbe? Indubbiamente, ragazzi, The Jackal. Sempre loro, sono creativi, innovativi, loro. Escluso Pikachu, che ho visto nel video alle tue spalle, quindi è troppo scontato. Ma quello? Quello è un gatto giallo, non è Pikachu. Molto bene. In quale Pokémon ti piacerebbe trasformarti? Allora, io direi come si chiama? Charmander, perché sono un segno di fuoco. Mi fa molto ridere quella cosa. Charmander, perché sono un segno di fuoco. Quindi lui. Se no, cioè, scusatemi, ma c'è Snorlax. Cosa succede? Snorlax, che è quello che ha capito tutto. Perché secondo te la maggior parte delle ragazze con i capelli lisci li vogliono ricci e le ragazze ricce li vogliono lisci? Io li ho lisci e li voglio ricci. Perché? Secondo me perché non siamo mai contenti e nessuno è mai contento di niente. Io sono passata dall'averli ricci così ad averli lisci, pseudo lisci. Non so come sia potuto succedere nel mondo, nel senso, crescendo mi sono cambiati i capelli. Ti posso dire la sincera verità? Li preferisco pseudo lisci o comunque mossi, quella via di mezzo lì, perché io mi ricordo che quando ero riccia non li riuscivo a gestire, ma adoro i ricci sulle altre. Ad esempio Erika, che è passata ad averli sempre o perlomeno molto spesso lisci, a volte li lascia wild, super ricci, e sta da Dio. Se una notte ti svegli e ti accorgi che Peter Pan è venuto da te dicendoti torna bambina e vieni con me per sempre, accetti e lasci tutto o resti adulta a continuare la tua vita? Io direi ciao Peter, vai. Uscire dalla finestra? No, io continuo tranquillamente, se fa per di, la mia vita incasinata, e mi piace troppo vivere nel mio caos da persona anagraficamente forse adulta, ma tutt'altro che adulta mentalmente. Attenzione! Improvvisamente ti svegli e ti ritrovi su un elicottero, gli sportelli sono completamente aperti e tu sei sola. Il pilota si è addormentato, ma che bravo! Hai due opzioni, buttarti con il paracadute o pilotare un elicottero che sta precipitando. Cosa fai? Ti amo, bacia frulli da parte mia! Oli Zuri ti manda un bacio e lui morde. Che bella situazione di merda. Dunque, se dovessi provare, ma magari proverei a guidare l'elicottero, a pilotare, non a guidare. Cosa guidi? Cosa fai? Sicuramente dopo 5 secondi capirei che proprio il gesto alla Mission Impossible è brutto, perché non viene, quindi paracadute e ci provo, provo a sopravvivere lanciandomi. Se dovessi scegliere tra questi tre composti schifosi per salvarti la vita da un assurdo e brutto malanno, quale sceglieresti? A. Succo di vomito umano e cacca di topo. B. Budella di cane e sangue di capra. C. Carne di agnello cruda. Non puoi salvarti la vita se non con una di queste tre pozioni. Secondo me potrei anche valutare l'idea di morire. Non lo so, sono indecisa tra budella di cane, sangue di capra e carne di agnello cruda. Magari se riuscissi a frullare tutto tantissimo. Io sto per vomitare. Frullato diventa finalmente un umano e chiede la tua mano. Era ora, sparito. Ti ho visto, frulli. Il giorno del matrimonio si presenta a Ville Valo. Attenzione, che si oppone all'unione. Oh mio Dio, i due combattono per la tua mano e tu cerchi di evitare che si uccidano prendendo una decisione. Chi scegli fra i due? I miei due grandi amori nel mio stesso sogno al mio matrimonio? Pur sapendo che frullato da umano e da fidanzato è così, proprio Dio santo, appiccicosissimo, frullato lo conosco e so che mi ama incondizionatamente, quindi Ville, mi dispiace, sei un bel fiulet, però ciao. Io frullato vince su Ville Valo. Se ti chiudono in una bara da viva ma non ti hanno ancora seppellita, cosa faresti? Urli a squarciagola pur di farti sentire per poi vivere in eterno da vampiro? Muori tranquilla ma non diventerai mai un vampiro o robe di questo tipo. Mi fa molto ridere che non c'è l'opzione urli a squarciagola, ti sentono e ti aprono. Perché? Non lo so. Comunque la prima, cioè col cacchio che sto tranquilla, raga, oddio, mi hanno chiusa dentro, sto qui, muoio, pace, è andata così. No,
faccio un casino di Dio e spero che mi tirino fuori, spero nell'opzione C. Queste erano le domande assurde a cui io ho risposto e adesso io ne ho una per voi. Domande assurde pensavo di farlo una volta al mese, ma non so se continuare sul filone delle domande assurde o farle diventare un Ask Cheryl o comunque fare una cosa... un mix, quindi fatemi sapere le vostre idee, diventerà un appuntamento domenicale al mese, magari esatto, o facciamo un mix domande assurde Ask Cheryl, oppure un domande assurde un Ask Cheryl, boh. Facciamo un piccolo brainstorming nei commenti, se il video vi è piaciuto lasciatemi un bel like e noi ci vediamo la prossima volta, aiuto, ciao!